avrebbero utilizzato il denaro dell'Università Telematica Leonardo da Vinci di Torrevecchia Teatina per le finalità più varie, utilizzando le casse dell'Unidav come un vero e proprio bancomat per creare nuove società, anche estere, per esigenze del tutto personali come aste immobiliari, cure mediche e pagamento degli stipendi dei dipendenti di proprie società. Sì, quello che abbiamo appurato è proprio questo, sono state accertate frodi, appropriazioni, falsificazioni di documenti su larga scala con l'unico obiettivo di depredare le casse dell'Università Leonardo da Vinci, l'Università Telematica di Chieti. Stamani sono scattate 5 ordinanze di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 2 domiciliari, nell'ambito di una vasta indagine nella quale risultano indagate 18 persone italiane, 16 residenti in Abruzzo, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio e Campania e 2 residenti in Svizzera e Romania. Le attività di indagine, coordinate dal sostituto procuratore Giancarlo Ciani, hanno accertato più peculati a carico di alcuni soggetti con denaro sottratto dall'Unidav per creare fondazioni e società. Procuratore, cosa ha fatto scattare l'indagine? Ma guardi, alcune segnalazioni e poi l'analisi dei documenti di governance dell'amministrazione. Le misure cautelari personali sono scattate per l'ex direttore generale Alberto Rimicci, per 2 ex consiglieri di amministrazione, per un dipendente della Da Vinci, 3 imprenditori ed un basista residente in Romania. Dalle prime ore di questa mattina, contestualmente alle misure cautelari, si sta procedendo al sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili e conti correnti bancari per un valore di oltre 800.000 euro sia in Italia che in Svizzera, in Slovacchia e a Malta. La Guardia di Finanza si è preoccupata soprattutto, ovviamente, nell'ambito dei specifici comparti operativi, ci siamo occupati soprattutto dell'analisi dei flussi finanziari che andavano e venivano da e verso questi paesi. È stato un lavoro molto molto certosino, molto molto complesso, ovviamente, perché si parlava di svariate decine di milioni di euro. Abbiamo dato anche del materiale, secondo noi, di importanza investigativa alle autorità, soprattutto slovacche, perché tutto nasce con il controllo, l'ingresso all'interno dell'Unidav di questa università slovacca, di questo ente di diritto slovacco che si chiama SEVS, che negli anni passati ha beneficiato di ingenti fondi strutturali dell'Unione Europea. Comandante, lei ha sottolineato in particolare come attività del genere mettono a rischio il futuro della formazione degli studenti. Assolutamente, perdonatemi, le università telematiche oggi sono quelle strutture informatiche che permettono di ridurre i costi per i ragazzi e di avere quelle offerte che molte università tradizionali non riescono ad organizzare: le professioni del futuro, corsi particolari, corsi di abilitazione. Ora, togliere soldi, usare una delle 11 università, perché qualcuno pensa che sono tante, in Italia ci sono 11 università autorizzate dal MIUR, utilizzare una di queste come lavatrice per riciclare denaro da mandare poi all'estero significa togliere a tanti studenti possibilità di futuro. Intanto è stata convocata per domani mattina, venerdì 21 giugno, una conferenza stampa dal rettore dell'Università D'Annunzio Caputi e dal presidente della Fondazione Luigi Capasso per chiarire la posizione ufficiale dell'Ateneo.